Salve a tutti, è veramente un onore e una cosa, una novità in assoluto per me parlare davanti a un'assemblea politica. Sono molto più abituato a convegni accademici, spero che il mio stile non sia troppo strano. Grazie mille per l'invito, specialmente a Yuri che ho incontrato proprio al convegno che ho organizzato con Sean Brady, e volevo darvi un dettaglio, una curiosità interessante, che è forse uno degli interventi più interessanti per tutti noi a Londra in settembre 2015. È uno studio basato sulla ricerca su divorzi fra persone dello stesso sesso che sono stati sposati in Inghilterra subito dopo la legge del 2013. Dunque, i ricercatori già stanno studiando i divorzi di quella legge, e forse siamo molto leggeri, molto bene. Ho interpretato il mio compito oggi come contribuire una prospettiva storica alla discussione svolta da questo congresso sul diritto di famiglia. Cercherò di contestualizzare la riforma del diritto nella storia italiana. Non parlo della riforma specifica del 75, ma l'idea di riformare il diritto. E spero di mostrare che il dibattito è più vecchio che si potrebbe pensare. Comincio, se permettete, però con un po' di contesto storico per me stesso. Sono inglese di nascita, sono nato a Londra, però dopo il divorzio dei miei a Londra negli anni 70 sono andato all'età di 13 anni con mio padre a vivere a Sydney, Australia, città che ha scelto lui all'epoca dicendo che era il posto più lontano possibile dalla mia mamma. Allora, mi presento come un prodotto di un matrimonio fallito, di un divorzio e di una gioventù in una seconda famiglia con una madrigna, e spero di non portare troppo le cicatrici di quell'esperienza molto bella, devo dire. All'università ho studiato la lingua italiana e storia, e ho fatto una tesi di laurea sugli immigranti italiani in Australia, che all'epoca, si tratta degli anni 80, formavano una minoranza notevole nella popolazione italiana, australiana. Ho scoperto nelle loro strategie di sopravvivenza in un paese nuovo una particolare importanza della struttura familiare, usata quasi come un risorso economico. Quando poi ho avuto l'opportunità di fare un dottorato di ricerca negli Stati Uniti, ho scelto come oggetto di studio il concetto stesso della famiglia nella cultura italiana e come ha cambiato lungo l'arco del tempo, fin dall'Unità d'Italia alle prime vere riforme del diritto familiare negli anni 70, come abbiamo sentito. Il filo rosso della mia tesi di dottorato è la questione del divorzio, un tabù fortissimo nel discorso pubblico italiano, specie nell'Ottocento, ma anche fino a tardi nel secolo scorso. Un tabù, secondo me, molto simile al tabù dell'omosessualità più recentemente. Ho scoperto e sintetizzato tante cose, tanti fatti sia tristi che deliziosi, e quasi tutti poco conosciuti, a cominciare dall'idea che l'Italia stessa forse deve la sua esistenza ad un matrimonio fallito. Questo perché pochi mesi dopo che Garibaldi sia partito con i 1000 per Marsala, ha sofferto anche lui un matrimonio fallito. Posso vedere mani chi sanno, chi conoscono questa storia? Che Garibaldi, pochi mesi prima dell'impresa dei 1000, ha fatto un matrimonio fallito. Bene, meglio così. Dunque, nel gennaio del 1860,
lui ha scoperto che la sua giovanissima sposa, 17 anni, sarebbe potuto essere incinta a qualcun altro. Garibaldi l'ha ripudiata uscendo dalla chiesa dopo il matrimonio, ha passato 100 giorni in seclusione meditando il suo futuro, poi è partito per la Sicilia e il resto, come si suol dire, storia. È partito per quello, quindi. Buona interpretazione. Sono rimasto colpito però che come studente della storia italiana non avevo mai sentito né letto di questo episodio nella vita di Garibaldi. È un bel esempio di come la storia scritta e insegnata è una cosa costruita, manipolata, plasmata, con cose scomode spesso assenti. Perciò ho cominciato la mia tesi di dottorato postando questo matrimonio di Garibaldi come precursore dell'Unità d'Italia. Ho poi fatto uno studio dell'ultima battaglia di Garibaldi, quella per ottenere un divorzio del matrimonio fallito. Cioè ho fatto un intreccio fra il personale e la politica. L'ultima battaglia di Garibaldi, cominciata nei tribunali di Roma nel 1879 e finalmente vinta un anno dopo, coincide con i primi discorsi pubblici sulla riforma del diritto della famiglia italiana, che era stato stabilito con il primo codice civile, il cosiddetto Pisanelli, dopo l'unità, entrato in vigore all'inizio del 1866. Questi discorsi focalizzavano sull'indissolubilità del matrimonio e i primi tentativi di renderlo più solubile, come sarebbe piaciuto a Garibaldi. Nel 1865, per i legislatori italiani, il divorzio sarebbe stata una novità eccessiva e di fatto hanno anche rinforzato il concetto dell'indissolubilità del matrimonio italiano, tagliando quel po' della storica elasticità delle leggi ecclesiastiche, una scelta forse piuttosto comprensibile date le circostanze politiche, il contesto internazionale e anche la cultura sociale della maggior parte degli italiani. Il primo tentativo di cambiare il diritto di famiglia viene da un deputato al Parlamento del nome Salvatore Morelli. Mai sentito? Mai! Mai. Bene. Perché rinforzi il mio argomento. Deputato per Sessa Aurunca, Morelli ha presentato due proposte di legge per l'introduzione del divorzio, prima nel 1878, poi due anni dopo. Morelli potrebbe essere, forse, considerato il primo radicale. Lungimirante, era un protofemminista e con la sua proposta di legge del 1878 ha dato una bella mossa ai primi discorsi pubblici sulla riforma della famiglia svolti nei giornali e in pubblico in Parlamento. Purtroppo non ha avuto successo e la seconda proposta di legge per l'introduzione del divorzio è morta con la morte del deputato stesso nel 1880. Altri tentativi sono stati fatti tra il 1880 e i primi del XX secolo, prima dal ministro di giustizia Tommaso Villa, il cui disegno di legge del 1881 è stato accompagnato da uno studio minuzioso di tutte le legislazioni che allora permettevano il divorzio. Svizzera, Russia, i paesi scandinavi, Belgio, Russia, Gran Bretagna, nuovi stati degli Stati Uniti, eppure Haiti e Turchia. Quell'elenco mi fa pensare a qualcosa. A me fa pensare alle mappe dell'ILGA, International Lesbian, Gay, Transsexual, Intersex Association, quelle mappe che documentano i diritti o meno di quelli appartenenti a quei gruppi in tutto il mondo.
Nonostante il prestigio del nome di Villa, nessuno dei suoi disegni di legge trovano successo, e neppure quelli di Zanardelli qualche anno dopo. Però i loro sforzi hanno contribuito a mantenere vivo il dibattito pubblico e nel 1890 nasce pure un comitato per la propugnazione del divorzio, che mi fa pensare un predecessore di questa associazione, però si tratta di più di 100 anni fa. Le campagne per l'introduzione del divorzio in Italia dell'Ottocento, che hanno raggiunto il loro apice nel 1902, hanno molto in comune con le battaglie in cui questa associazione è impegnata attualmente. Torneremo a quel punto alla mia conclusione, ma per ora vorrei riassumere cosa è successo alle iniziative pro divorzio dopo l'apice del 1902. In quell'anno una proposta di due socialisti, poi di nuovo dal governo stesso, non sono riusciti, soprattutto, come ha detto lo giudice, per una fortissima campagna di opposizione popolare coordinata da Azione Cattolica, ma direi anche per una paura dei socialisti da parte dei liberali. E questa divisione fra le sezioni progressisti della politica italiana è sempre stato un problema, un ostacolo. Dopo 1903 non si sente parlare la parola divorzio nel Parlamento italiano, che fino al 1920, quando la situazione difficile di migliaia di matrimoni creata dalla prima guerra mondiale ispira un breve discorso pubblico che viene poi estinto nella turbolenza dell'epoca, il biennio rosso, eccetera, e ovviamente poi l'ascesa di Mussolini, che devo dire però che all'inizio prometteva riforme radicali tipo il divorzio, però poi ha trovato molto più espediente prendere il sentiero della Chiesa. Salto il ventennio per arrivare alla questione della famiglia, delle discussioni nell'Assemblea Costituente. La famiglia è stata al centro di quelle discussioni e ovviamente l'entrata delle donne al governo ha dato il dibattito un'inflessione diversa rispetto ai primi 84 anni dall'unità italiana. Però le speranze idealistiche per una riforma radicale del diritto di famiglia degli anni post-bellici poi incontrano esigenze politiche dei primi anni della guerra fredda che limitano molto lo spazio di manovra per i partiti progressisti. Poi la continuazione dei patti lateranensi rende molto più difficile la discussione di riforme profonde tipo divorzio. Effettivamente, come si sa, la società italiana, come altrove, segue un sentiero sociale piuttosto conservatore per tutti gli anni 50. Il discorso pubblico non sparisce completamente però, grazie a uomini tipo Luigi Sansone e le donne che gestiscono la rivista di massa Noi Donne. Sansone ha pubblicato il libro I fuorileggi del matrimonio nel 1956, studiando tantissimi casi di coppie anomale rispetto alla legge della famiglia. E io credo che coppie dello stesso sesso di quest'epoca possono essere considerati i fuorileggi del matrimonio di oggi. Il discorso pubblico è anche fortemente sostenuto dallo stesso anno in poi dalla rivista femminile Noi Donne, pubblicato con l'appoggio del PCI, ma riuscendo a tenere una linea ideologica molto più femminista rispetto al partito.
Ho passato moltissime ore a frugare le pagine di questa affascinante e lungimirante rivista femminile e stimo molto i suoi sforzi di istruire le donne non necessariamente molto istruite in materie difficili, tipo problemi di matrimonio e pure divorzio. Proprio all'inizio degli anni 60, il discorso pubblico sul diritto di famiglia in Italia riceve una mossa dal film Divorzio all'italiana di Pietro Germi, e il decade diventerà un momento chiave per la prima vera riforma del diritto di famiglia. La Lega Italiana per il Divorzio, la LID, fondata dal Partito Radicale nel 1966, contribuisce famosamente a diffondere il dibattito pubblico. E ho parlato molto con un fondatore della LID che si chiama Angelo Bandinelli, non so se è conosciuto. Mi ha spiegato che la sigla LID appariva sulla carta, sulle buste, perché era ancora tabù la parola divorzio, per non causare imbarazzo ai membri. Non dimenticherò mai le mie chiacchierate negli anni 90 con lui e altri fondatori della Lega, di cui questa associazione Certi Diritti deve essere considerato un erede. Che battaglie e che vittoria la legge sul divorzio di Loris Fortuna del 1970. Fortuna per Suini. Allora arriviamo in territorio storico molto più conosciuto da voi, anche vissuto, immagino, rispetto all'Ottocento. I tempi del referendum sul divorzio del 1974 e le riforme, come già detto, del 1975 e poi la legge sull'aborto, molto importante secondo me, del 1978. In conclusione vorrei sottolineare la somiglianza fra la lunga campagna, anche se non è proprio continua, per il divorzio, iniziata nel 1878 e conclusa quasi 100 anni dopo, la somiglia fra quella campagna e l'attuale campagna per unioni civili e magari uguaglianza. Ci auguri di aspettare 100 anni. E magari, sì, uguaglianza nel matrimonio per persone dello stesso sesso. Soprattutto per 100 anni, quelli contro il divorzio hanno sostenuto che introdurre dissolubilità nel concetto di matrimonio avrebbe cambiato l'istituzione completamente. Oggi ci sono persone che vedono il matrimonio per coppie dello stesso sesso come una simile minaccia, ma io non vedo come prodotto di un divorzio questi cambiamenti rivoluzionari nella storia del matrimonio dagli anni 70 in poi, neppure in Italia. Inoltre, comunque, come è stato sottolineato da De Filippis, man mano la società cambia e le leggi sono indietro. In Italia, negli anni 50 e 60, il boom economico ha portato cambiamenti forti al ruolo della donna e al movimento e mobilità della gente. Il contesto per matrimoni cambiava e il matrimonio stesso doveva cambiare. Oggi persone dello stesso sesso che si amano sono molto più liberi di una volta e il passo al matrimonio è molto più vicino. Ma in questo paese il passato è lungo e ricco, è la propria gloria, ma è anche un peso, un'ancora, come è stato sottolineato. Arriviamo al futuro trascinando quest'ancora del passato con piccoli ma determinati passi. Chiedo più persone come Roberto Bolle e Antonio Spagnolo a baciarsi all'aperto più spesso, ma non solo i ricchi, belli, famosi. Più coppie omosessuali di qualunque condizione devono stringersi la mano del proprio partner
in pubblico davanti ai genitori, amici, insegnanti, sconosciuti. Vogliamo vedere più film come Freeheld con Julianne Moore, anche se ho già sentito dal Guardian che non è un granché, aperto a Roma ieri. Queste piccole cose romperanno le resistenze, libereranno il dibattito. E man mano, come nel 1974, finalmente l'idea di catenare legalmente due persone che si odiano è apparsa a sud alla maggioranza italiana. L'idea di tenere legalmente separate due persone che si amano diventerà ugualmente assurda per la maggioranza degli italiani e il governo italiano. Grazie. Grazie.